Salve, la ricetta che vi propongo oggi è il risotto agli asparagi. Gli ingredienti per 4 persone sono 30 g di cipolla, 40 g di burro, 40 g di parmigiano grattugiato, 320 g di riso arborio o carnaroli, mezzo bicchiere di vino bianco, 3 cucchiai di olio extravergine d'oliva, sale, pepe e 600 g di asparagi. Passiamo adesso alla realizzazione del piatto. Come prima cosa è bene pulire gli asparagi, pelare il gambo, eliminando le parti fibrose con un pelapatate. A questo punto tagliate a tocchetti le punte e le mettiamo da parte, mentre i gambi li mettiamo a bollire nel brodo. Nel frattempo che i gambi degli asparagi cuociono nel brodo, andiamo a preparare la base del nostro risotto. Prima cosa scaldiamo una pentola con del burro, aggiungiamo un filo d'olio extravergine d'oliva e mettiamo a rosolare la nostra cipolla. Lasciamo stufare leggermente la cipolla, a fuoco molto moderato, e uniamo le punte degli asparagi. A questo punto copriamo con un mestolo di brodo e lasciamo stufare le punte. Copriamo il recipiente con un coperchio e lasciamo stufare. Dopo 6-7 minuti di cottura delle punte di asparagi, alziamo la fiamma e facciamo asciugare il liquido di cottura. A questo punto possiamo aggiungere il riso, rimettiamo sul fuoco e lasciamo tostare. Sfumarlo con il vino bianco, lasciarlo evaporare. Una volta evaporato, continuiamo la cottura bagnando con il brodo. Aggiungiamo un mestolo per volta e facciamo asciugare prima di aggiungere l'altro. Una volta che i gambi sono cotti, possiamo toglierli dal brodo e in seguito frullarli. Per facilitare l'operazione mettiamo un mestolo di brodo, così il liquido aiuta a frullare meglio. Dopo circa 10-12 minuti dalla cottura del riso, possiamo aggiungere la purea di asparagi. Proseguiamo la cottura per altri 6-7 minuti. Una volta cotto il riso al dente, lo togliamo dal fuoco e lo mantechiamo con parmigiano e burro. Mescoliamo bene in modo che il riso rimanga bello cremoso. Un saluto da Cucina con noi e alla prossima ricetta.